Alessandro Russo, portavoce di Water Alliance. Domani è la giornata mondiale dell'acqua. Cosa è stato organizzato in Lombardia per sensibilizzare rispetto a questo tema? Beh, le nostre 8 aziende operano per il servizio idrico integrato in tutta l'area lombarda e hanno organizzato tantissime iniziative a partire dalle scuole. L'idea è proprio di sfruttare questa giornata per parlare dell'importanza della risorsa idrica e per rendersi conto che il tema dell'accesso all'acqua non è soltanto un tema legato al mondo intero, ma ha delle implicazioni anche sul nostro territorio, per cui rifletteremo molto in questi giorni su quanto è importante la risorsa acqua anche in Lombardia. E qua avete stilato una sorta di vademecum con le regole magari per cercare di non sprecare questo bene? Beh, sicuramente il primo aspetto è quello di consumare meno acqua per gli usi non potabili, quindi quando ci si lava, quando si annaffia il proprio giardino, quando si lava la macchina. E poi invece stiamo lavorando molto per spiegare alla gente che l'acqua del rubinetto è un'acqua buona, che si può bere, un'acqua di serie A, e quindi questo comportamento è un comportamento che va nell'ottica della sostenibilità, perché ovviamente è una sorta di acqua, chiamiamola a chilometro zero, perché viene proprio prodotta nelle falde che sono sotto il territorio della regione Lombardia.